Ciao ragazzi, la partita della Juve sta per incominciare. Allegri schiera Milik e Vlahovic. Il Diz in panchina. Juve-Empoli diretta 0-0. Come state? Spero tutto bene. Vediamo quello che c'è scritto sulle gazzette dello sport. Chiesa, con l'Empoli un altro forfè. Si è già fermato 5 volte. Tutti i suoi stop in stagione. De Ketelaere la rinventa. Milan, Ciuk e Scamacca segnano. L'Atalanta batte 2-0 l'Udinese ed è quarta. Ragazzi, commentate se volete commentare. Mercato Inter, Sensi convocato per la trasferta di Firenze, poi l'Inter lo cederà a Leicester. Vediamo cosa mi dice, guardo sul PC, la Gazzetta. Dovrebbe essere incominciata la Juve, vediamo diretta.it. Non ancora, però a secondi dovremmo incominciare a secondi. Comunque vediamo un po'. Chiesa, con l'Empoli un altro forfè, vediamo perché. La serie vincente che ha riportato la Juve in testa alla classifica l'ha vissuta quasi tutta da fuori. In campo solo 57 minuti nelle ultime 5 partite. La ragione di tutti i guai fisici che stanno dando un senso di precarietà alla sua annata. Nelle 5 vittorie consecutive con cui la Juventus, anche grazie alla partita giocata in più, ha materializzato lo sorpasso sull'Inter. Federico Chiesa ha toccato il campo solo 2 volte per 57 minuti complessivi. Nelle ultime 7 partite dei bianconeri, Coppa Italia compresa, ne ha giocate 3 e solo una da titolare. Non è la prima cosa che gli chiede la Juve, ma del bilancio fa parte anche un solo gol, sua azione negli ultimi 4 mesi in bianconero. Il 3-0, l'89esimo contro il Sassuolo. Ecco ragazzi, è appena incominciata la Juve, vedremo un po'. E alle 20:45 c'è Milan-Bologna. Mettete nei commenti il risultato esatto di come finirà. Poi vi ricordo, domani alle 12:30 c'è Genoa-Lecce, alle 15 Verona-Frosinone. Alle 15 di nuovo Monza Sassuolo e domenica alle 18 Lazio Napoli. Domenica 20:45 la lotta scudetto contro la Juve, ci sarà Fiorentina Inter, l'Inter che si sta sfidando contro la Juve per vincere lo scudetto. Vedremo un po', vedremo un po'. Juve-Empoli, iniziata da 2 minuti, mi dice diretta.it. Inter fuori, Chale Barella. Contro la Fiorentina dovrà guidare Mkhitaryan, perché mi sa che sono squalificati, ragazzi. Sia Calhanoglu che Barella. Il capitano, gol, fascia e carica. L'Inter punta tutto su Lautaro per l'operazione Scudetto. Lo scenario, riforma campionati, primi passi, la A resta a 20 squadre, ipotesi accorpamento B e C. Lieto fine, primo piano, ritrovati i guanti rubati di Zoff. Erano tra le bancarelle di Porta Portese a Roma. Erano stati sottratti da un manichino. Da un manichino un anno fa all'hotel Hilton Airport di Fiumicino. Erano quelli usati dal Mito Azzurro durante il Mondiale 82. Ragazzi, bella storia. Anzi, brutta storia. Date a Zoff quel che è di Zoff, i guanti. Una storia che rischiava di diventare un tormento per i tanti appassionati di memorabilia in Italia, ma che per fortuna ha avuto un lieto fine. Il 2 febbraio 2023, durante un'asta di beneficenza.
organizzata all'Hotel Hilton Airport di Fiumicino. Venne rubato un paio di guanti Ulu Sport modello 040, quelli indossati da Dino Zoff durante il mondiale dell'82, esposti nella mostra Un secolo d'azzurro. L'autore del furto, forse aiutato da complici, li sfilò con destrezza dal manichino. Dedicato al portiere azzurro, nonostante le telecamere e la sicurezza privata del noto albergo di lusso alle porte di Roma. Ma come si può? Ma come si può? Incredibile. La notizia provoca un grande scalpore e sconcerto. Considerato l'immenso valore storico ed economico di quei preziosissimi cimeli, li avevamo dati persi per sempre, spiega Aldo Rossi Merighi, promotore della mostra Un secolo d'azzurro. Anche perché sono molto ambiti da collezionisti sportivi di tutto il mondo e in particolare da commercianti di oggetti anni 80. Dobbiamo considerare infatti che solo in Italia sono presenti oltre 50.000 appassionati di memorabili calcistici. Un furto quindi ben ponderato. Ragazzi. Sorpresa, i guanti sono stati cercati dappertutto, coinvolgendo poi numerosi contatti in tutta Italia. Poi occasionano dal furto la sorpresa, il colpo di scena. Passeggiando tra le bancarelle del famoso mercato di Porta Portese a Roma, i preziosi cimeli sono stati ritrovati buttati per terra su un vecchio lenzuolo, insieme a tante cianfrusaglie. Proprio quelli, gli U Sport 040 sotratti durante la cena di beneficenza. Un po' consumati ma salvi. E così, per la gioia degli appassionati di tutti i tifosi azzurri, i guanti indossati da Zoff misura 9,5 nelle gare ufficiali contro Brasile, Polonia e Germania. Avranno d'ora in poi una casa sicura dove continuare a vivere. Meno male. Lieto fine. Questa qui è una storia a lieto fine. Meno male. Milan, lo spunto. Il Milan fa gol col mercato. Il 47% delle reti è stato segnato dai nuovi arrivi. Interessante. I tre gol di Udine realizzati da Loftus-Cheek, Jovic e Okafor confermano un trend che fa sorridere il club da lustro alla campagna acquisti della scorsa estate. 24 reti sulle 51 complessive arrivano dai nuovi. La vittoria di Udine al minuto numero 93 non è soltanto quella dei riservisti, di chi nella stragrande maggioranza dei casi parte in seconda fila come Jovic e Okafor. È stata anche agli occhi del club soprattutto la vittoria del mercato. Loftus-Cheek, Jovic e Okafor, tre timbri prodotti dalla campagna acquisti governata dalla scorsa estate, sulla quale pendeva come una ghigliottina quella poco felice dell'annata precedente. Inciampare per due sessioni di seguito sarebbe stato un disastro. Milan, mercato giovane, Lopez e Sangaré esterni per l'estate. Colpi, variazioni, fisico, servizio, sindrome dei raggi X. Questo è tennis. Parma che crolla Modena, Cremonese e Venezia ridono, impresa Ascoli, ok il Cosenza. Serie B, perché hanno giocato anche Serie B. E sono finite come Ascoli 0-2, Brescia Cremonese Brescia 1-0, Modena Parma 3-0, Sudtirol Cosenza 0-1, Venezia Ternana 1-0, Bari Reggiana 0-2, Feralpi Salò Lecco 4-1 e Pisa Spezia 2-3. Sta segnando il Feralpi Salò adesso. Feralpi Salò Lecco 5. Ah no, forse era fuori gioco, c'era il pallino rosso. No, 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 sta segnando gol 5-1. Feralpi Salò Lecco 5-1, ragazzi. E questa era la Serie B. Calciomercato, Strefezza Como, ci siamo. Matic lascia Rennes, ma resta in Francia. Ragazzi, vi ricordo stasera Milan Bologna.
alle 20:45. La Juve sta già giocando e domani le tre partite di Serie A. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi, lasciate like e commentate. A un altro nuovo video, ragazzi. Vi saluto. Commentate liberamente, come sempre, parleremo sempre del calcio giocato, di tutto lo sport, del calcio. E così cresciamo tutti insieme come canale. Tutti insieme. Un saluto e un abbraccio. Ciao a tutti.